11 al 17 luglio a Farnborough l'International Air Show, la vetrina biennale per il mondo del trasporto aereo. Come per le passate edizioni, l'evento inglese rappresenta la più grande opportunità di marketing globale nel comparto aerospaziale della difesa. Alla manifestazione allestita nell'area del vecchio aeroporto vicino Londra sono attesi oltre 100.000 visitatori e 1.500 espositori provenienti da 75 paesi, attesi capi di Stato, delegazioni militari e istituzionali, rappresentanza di molti paesi della Terra. Durante l'edizione 2014 le aziende annunciarono ordini per 204 miliardi di dollari. Quest'anno gli organizzatori si propongono di superare quel risultato record. Sono già 26 le delegazioni istituzionali che hanno confermato la loro partecipazione e per la prima volta saranno presenti rappresentanze ufficiali di Austria, Brasile, Repubblica d'Irlanda e Corea del Sud. Attese delegazioni militari di alto livello provenienti da oltre 45 paesi. L'edizione 2016 ha raddoppiato ed esaurito l'offerta di spazio espositivo rispetto agli anni precedenti e l'area degli chalet è stata prenotata praticamente dagli espositori dell'edizione del 2014. La presenza italiana, oltre ai grandi player nazionali di Leonardo, l'ex azienda Finmeccanica, vede la presenza di 115 espositori, tra loro molte aziende importanti, rappresentanze istituzionali, cluster e distretti regionali. L'Associazione dell'Aerospazio Aeropolis, che da molti anni è ospite dei grandi eventi internazionali del settore, sarà presente anche a Londra all'edizione 2016 dell'Air Show. L'Associazione Napoletana, con un giornalista e un operatore, proporrà ai suoi utenti le notizie e le considerazioni sui principali eventi della manifestazione inglese. La regione Campania ritorna a Farnborough dopo 4 anni d'assenza, con uno stand allestito da un'azienda di Bari che ospiterà la delegazione regionale di una quindicina di imprese, tra queste Abete, OMPM, Tesi, Lair, MTA, Dema e per la prima volta Italsystem di Avellino. Alcune delle aziende campane sono presenti in contemporanea anche con una missione promossa da ICEITA, l'ufficio del commercio estero, in collaborazione con CNA, e quindi saranno presenti anche nello spazio allestito dall'ente governativo. Oltre alle principali aziende, a Farnborough ci sarà il CIRA, che in passato era ospite dello stand dell'Agenzia Spaziale Italiana, e il DAC. È previsto durante la manifestazione londinese anche la presenza dell'assessore regionale Amedeo Leipold, che incontrerà le aziende della delegazione campana.